Radio Luna. Bentrovati, giovedì 18 maggio, questa è Radio Luna, io sono Charles Papa, oggi parleremo di musica. Mettiamola così, parliamo di musica perché di musica si tratta. Collegato da Napoli, Peppe Frattasio, ciao Peppe! Vabbè, buon pomeriggio a tutti, buonasera! Come stai? C'è male, tutto bene, un po' stressati, ma ok. Vabbè, insomma direi che questo rigurgito di notorietà, insomma, è positivo, no? Un riscatto, dai, ecco. Per quello che è successo a oggi, sì, la mettiamo così. Mettiamola così. Intanto presentati a protagonista, dai. Senti Peppe, allora Mixed by Harry è stato un simbolo, un marchio, un logo, una scritta che per anni ha imperversato ed è stato protagonista della musica, partendo da Forcella, al quartiere di Napoli dove siete voi, i fratelli Frattasio, quattro fratelli che da giovanissimi hanno pensato bene di registrare cassette e distribuirle. Questo in due parole proprio misere. Però partiamo da te. Ragazzini, abbiamo iniziato che io avevo i miei 15-16 anni, ero il fratello maggiore, immagina un po'. Quindi eravate veramente dei ragazzini. Com'è nata l'idea di registrare cassette e poi darle? Ma guarda, veramente, se ti devo dire che era nata un'idea, ti direi una bugia. Noi abbiamo iniziato facendo, avevamo un piccolo negozio nel nostro quartiere, dove diciamo facevamo delle cassette per gli amici del nostro quartiere, quelle 4-5 cassette al giorno, e ci divertivamo perché diciamo che la passione per la musica ci ha portato, tra virgolette, facendo un'altra strada, dai, perché in altri tempi il nostro quartiere era famoso per ben altro. Diciamo. Forcella, sì. E abbiamo iniziato così per la grande passione che avevamo nella musica tutti e quattro fratelli, e da questa cosa, senza ce ne accorgere, è stato, chiamiamolo tra virgolette, un impero. Abbiamo iniziato quattro ragazzini e abbiamo finito che eravamo quattro fratelli con oltre 120-130 ragazzi che lavoravano con noi. Ah, questo è incredibile. Senti, voi eravate di che, parliamo del periodo. Quando avete realizzato la prima cassetta? Tanto per così ci collochiamo. Guarda, la prima cassetta, no, il primo stereo 8, perché noi abbiamo iniziato facendo gli stereo 8. Pensa a te, stereo 8, incredibile. Stereo 8. A metà degli anni 70, 74, 75 abbiamo iniziato. E poi abbiamo cominciato a fare queste compilation di cassette, come ti ho detto prima, alla gente del quartiere, e poi ci siamo accorti che qualcuno se le ricopiava, qualcuno se le rivendeva, sai, un po' queste cose qua strane, ti parlo solo che eravamo dei ragazzini, e poi abbiamo incominciato a fare le prime esperienze a farne 15-20, mi sentite? Sì, vai, no, facevo cenno alla regia. Abbiamo già fatto 15-20 al giorno, da 20 a 30, da 30 a 50, 100, e poi siamo arrivati a farne numero sprefazionato, incredibile, 50.000 cassette. È incredibile questa storia, tanto che è diventato un film. Poi siete diventati di colpo famosissimi e anche molto ricchi. Guarda, questo è un discorso un po' particolare. Diciamo che il film ha un po', diciamo, esagerato, non so se tu l'hai visto. Ancora no. Dai, il film è molto romanzato. Io invito a chi gli piace la nostra storia, a chi magari si incuriosisce, di leggere il libro, che è veritiero. Dai, il film è molto romanzato, molto inventato sotto certi aspetti. Comunque il 31 maggio è su Netflix. Ah, ecco, perfetto, questa è una bella notizia. Però ecco, noi io vorrei finire con te il racconto, no? Voi a metà anni 70 avete cominciato con queste cassette, siete andati avanti per quanti anni? Fino al 1997, noi ci hanno arrestati e poi insomma, è finita, si chiude il capitolo Mixed by Harry. Beh, insomma, va detto però che insomma nel corso di questi anni è stata un'ascesa incredibile, veramente senza freni, che vi ha portato ad essere davvero ricercati da tutti, tanto che, da quello che leggo, capita l'importanza della vostra produzione, erano gli stessi artisti che venivano da voi a chiedere di essere inseriti nella compilation. Tu sai, comunque all'epoca c'erano le radio, c'erano le famose radio libere, o meno quelle che ricordo,
o diciamo tra virgolette c'eravamo noi che diciamo avevamo una produzione abbastanza larga e spesso molti artisti, ancora qualcuno oggi che non cito e non faccio nomi per una questione di delicatezza, che venivano da noi per qualche pezzo loro, magari inserirlo in qualche compilation, e questo vogliono un po' tanti e tanti artisti dell'epoca e qualcuno ancora oggi alla ribalta. Insomma, allora Peppe, quindi una storia che è cominciata a metà anni 70, finita verso la fine degli anni 90. Ecco, voi vi siete resi conto quando entravano tanti soldi di cosa stavate facendo? Guarda, io ti dico subito, questo lo dico spesso ogni volta che me lo chiedono, eravamo ragazzine, non avevamo educazione al denaro. Tu immagina quattro ragazzi figli di un disoccupato che non hanno mai visto una lira in vita loro, si vedono un po' girare tutto questo denaro tra le mani, chiaramente non avendo un'educazione, qualcuno che ti segue, diciamo che li abbiamo un po' sperperati fra tutti i vizi che abbiamo tenuti. Il gioco, le auto, i viaggi, il gioco diciamo che è stata parte integrante della nostra vita perché abbiamo sperperato tutto così, e quando non hai nessuno che ti guida, eravamo ragazzi, non capivamo niente, diciamo eravamo un po' sciocchi, un po' cretini. Beh, vabbè, insomma ragazzini. Senti Peppe, come avveniva materialmente la registrazione delle cassette? Ne abbiamo incominciato con le piastre, non so se tu ti ricordi. Certo, sì. Registravamo con delle piastre, poi un giorno ci fu una scoperta da parte mia, un po' sfogliando una rivista, come che esistevano dei duplicatori che per fare una cassetta ci mettevano 2 minuti. Eravamo abituati a metterci un'ora per fare una cassetta e questa cosa mi ha sconvolto un po' tutte le nostre cose. E sai, non c'erano soldi, io feci un debito negli anni, inizio anni 80, e comprai questo duplicatore per fare un test e scoprì insomma, che le cassette si sentivano bene, chiaramente aveva bisogno di un tipo di equalizzazione, tutto un lavoro dietro, e piano piano abbiamo comprato tanti di questi duplicatori e abbiamo cominciato a fare quantitativi enormi di cassette. Quindi Peppe, insomma, avete, dopo questa scoperta siete stati in grado di riprodurre tante cassette, in che ordine di numeri? Cioè quante ne facevate? Piano piano, da 500 al giorno, 600, 800, 1000, 2000 e poi siamo arrivati all'infinito, perché poi ti ho detto, man mano aumentavano anche i collaboratori, gente che lavorava con noi. Ma sai, tutto questo senza mai accorgercene, perché poi a un certo punto era una torre di Babele, non si capiva niente più, gente che lavorava, addirittura c'erano persone che lavoravano con noi che non li conoscevamo nemmeno, non sai, ci credo. C'è una confusione, ma tu metti queste nelle mani di quattro ragazzi che non avevano al lavoro, insomma un'organizzazione, era tutto così improvvisato, piano piano, insomma, non si capiva niente più. Senti, abbiamo resistito tanti anni. Immagino, senti, ma ecco appunto, arrivate a tante cassette al giorno, dove le venivano smerciate queste cassette poi? Guarda, la cosa straordinaria è che noi non ci siamo mai mossi dal nostro quartiere. C'era un passaparola e man mano ogni giorno venivano 10 persone, 20, 50, 100, addirittura poi ci siamo organizzati a prendere locali un po' più grandi perché cominciavamo a venire 400, 500, 700, 1000 persone al giorno. Che erano tutti rivenditori, attenzione, persone che lo usavano per personale, tutte gente che poi venivano a comprare per ritornare a vendere. Ma pazzesco, senti, ma di tutti quelli che lavoravano con voi, ecco, sei rimasto in contatto con qualcuno? Qualcuno si ricorda di quel periodo? Sì, qualcuno, diciamo che ogni tanto ci sentiamo, sai, poi noi dal 97 poi la nostra vita è cambiata, siamo diventati dei comuni mortali e c'è voluto un po' di tempo, chiaramente perché la nostra passione era la musica e ci siamo diventati a fare altri tipi di lavoro che ci divertivano come ci divertiva quel lavoro là, chiaramente.
questo è. Con noi c'è Peppe Frattasio, dei fratelli Frattasio, quattro fratelli che nel metà anni 70 inventano la registrazione, riproduzione e smercio di cassette pirata, perché va detto che erano cassette pirata, era un lavoro illegale. Tu questa cosa l'hai rimarcata in molte interviste, perché diciamo la bella vita termina nel 97, se non sbaglio, giusto Peppe? Esatto, sì, ecco, nel 97. La vostra bella vita termina nel 97. Termina questa bella vita, scontate e pagate il debito con la giustizia, ma voglio dire, intorno a voi, la famiglia, i figli, insomma, cosa accadeva in quel periodo e soprattutto dopo? Oh, guarda, questo è un tasto dolente, perché tutto questo ci ha portato problemi familiari, sai, perché abbiamo raccontato bugie alle nostre mogli, ai nostri figli, perché quando la cosa è diventata grande abbiamo iniziato a dire un sacco di bugie, e chiaramente poi quando ci hanno arrestati l'abbiamo pagata, diciamo che il vero prezzo l'hanno pagato le nostre famiglie, perché quando hanno scoperto, perché a mia moglie, pensi, mia moglie sapeva, facevo tutto un altro lavoro, immagina un po'. Ma no, che lavoro facevi per tua moglie? Per mia moglie facevo un... No, perdiamoci, anche per i miei figli, facevo il gioielliere, avevo un laboratorio di gioielleria a Piazza degli Orifici a Napoli, d'accordo con un mio amico d'infanzia, un vecchio amico mio, e gli dissi che qualsiasi cosa, io, come era un suo socio in questo laboratorio, infatti nel suo laboratorio avevo esposto tutte le foto delle mie figlie, di mia moglie, cioè quando mi avvisavano che volevano venirmi a trovare, io scappavo dall'altra parte. Ho fatto una doppia vita. Beh, immagino che è stato facile creare un film da questa storia, insomma. sì, io invito, ho detto, a leggere il libro se qualcuno sì. Piace questa storia, ma non dovete dire la verità, perché come ti ho detto prima, il film è bello, è divertente, è piaciuto anche a me, ma... Ma i fratelli Frattasio, e in questo caso Peppe, che era il più anziano dei fratelli, oggi può dire che... Oggi faccio, sono un commerciante, un negozio di elettronica a Napoli, da anni, una vita tranquillissima, lavoro e casa, niente di più, non più quella vita movimentata, diciamo, degli anni 80 e 90. Però, diciamo... Senti Peppe, però il messaggio che tu lanci ai giovani è, insomma, ovviamente... Dai, giovani, è chiaro, non imitateci, anche se chiaramente la cosa non è più possibile, perché ormai la musica... Ma tu pensi che oggi il nostro reato farebbe anche un po' ridere? Sì. Pensi, no, oggi tu vai, qua i ragazzi scaricano musica da Spotify, non so come si chiamano tutte queste piattaforme. E noi invece, da quando abbiamo fatto, noi era un reato e giustamente abbiamo pagato, perché è la verità. Però sai, quando noi ci hanno arrestato, il reato nemmeno non sapevano di cosa accusarci. Ah, ecco. Perché non c'era un reato specifico. E quindi? E infatti ci hanno dato una serie di cose che non sapevano di cosa accusarci. Guarda, una cosa importante, noi usavamo prodotti, non usavamo materia prima di Sony, TDK originale, attenzione, ah, false. Ah, ecco. Noi usavamo questi prodotti per duplicare. Senti, ma chi c'ha questa reliquia ancora, tra voi amici, conoscenti? Guarda, io spesso mi chiamano, mi messaggiano su Instagram, mi chiedono, io non ce l'ho più, perché tutte quelle che avevo negli anni le ho regalate, c'era un'amica a casa, me la regala, piano va. Però ci sono, ho visto su Instagram che molte persone me le mandano, mi mandano foto di cassette, sai, tutti questi ragazzi, cosa mi ha sorpreso, i ragazzi che ci conoscono, ragazzi di 20-30 anni, perché magari il loro papà, non so, zia, non gli hanno raccontato di noi, oppure gli hanno fatto vedere le cassette. Ma pensa, molte posso dire che molte case sono ancora piene di cassette conservate. Ah, ecco, quindi c'è qualcuno che... Ma Harry da dove arriva? Guarda, noi siamo quattro fratelli, Peppe che sono io, Enrico, Angelo e Claudio, sono gli altri dei miei fratelli. E questa cosa di Harry nasce che un giorno mio fratello aveva un disco tra le mani che si chiamava, se non sbaglio, Mix by Foxy John.
Ah, Foxy John. Studio 54, sì. Cioè. E mio fratello tolse Johnny e mise Mix and By Harry con la E. E così la cosa è rimasta Mix and By Harry. Beh, Foxy John è stata la voce di Radio Luna, oggi la voce di Ballando con le Stelle, insomma, quindi... Bravo, siamo nell'ambito. Una volta scontato il debito con la giustizia, rifatto una vita nuova, ognuno con le proprie attività, arriva Simona Frasca, una scrittrice che vi convince a tornare a parlare di voi. Come ha fatto? Detto bene, ci convince, perché ci abbiamo messo, sai, un po' di mesi e mesi per metterci d'accordo fra di noi se raccontare oppure no questa storia, perché chiaramente facciamo una vita normale, rispolverare una cosa mai nascosta, ci abbiamo pensato un po' sopra, e poi una sera, unendoci io e i miei fratelli, ma dai, raccontiamolo, ma che ce ne frega, ce ne importa, ormai sono passati tanti anni, questo reato adesso non è nemmeno più un reato, e diciamo che Simona, poi una persona molto intelligente, siamo diventati molti amici, ci ha convinti, dai, ci ha messo in condizione di a me e ai miei fratelli di raccontare questa storia. Quindi lei ha scritto il libro è stato un successo e poi è arrivato il film. Ecco, come sì, il film, diciamo che è stato, il film non ce l'aspettavamo. Infatti, quando ci hanno contattato da Roma la Groenlandia, che poi mi sembra che è Rai Cinema, e noi ci siamo sorpresi, chiaramente non è che ce l'aspettavamo. Non è che ti svegli la mattina e qualcuno dice voglio fare un film sulla vostra storia, insomma, non è che, non credo che capita a tutti, e infatti noi siamo rimasti sorpresi e ci siamo divertiti, ti dico la verità, è stata una bella esperienza. Beh, insomma, voglio dire, sì, rimarrà nella storia, oltre che una cassetta, anche un film, no? Quindi un libro, insomma. Sì, ma guarda, ci sono ancora altri progetti in futuro, non ne parlo, ma già abbiamo avuto molti contatti, e poi volevo dire, mio fratello, abbiamo iniziato a fare serate. Ma lo vedi? Sì, mio fratello si è cominciato a fare delle serate, poi ci siamo pure noi, altri fratelli insieme, una chiacchierata, lui fa il disco giove. E da una chiacchierata rischio poi sto passando delle belle serate. Peppe, quindi il libro, poi il film. Ecco, nel film prima dicevi che è stato molto romanzato. Qual è la parte che ti ha convinto meno di tutta la storia della sceneggiatura? Guarda, io non voglio parlare perché spero che qualcuno se lo vede il film, poi magari si legge il libro e se ne renda conto. Ma adesso non mi va di raccontare questa cosa. Già il film è molto romanzato. Okay. Questa è la verità. Sì, però comunque consiglio di vederlo. Poi certo. Chi gli piace questa storia si legge questi libri e magari poi fa un paragone. Senti, ma quando dovevate scegliere le canzoni da inserire in cassetta, questa scelta come avveniva? Cioè, come sceglievate le canzoni da inserire nella cassetta? Ma innanzitutto tu pensi che noi avevamo un contatto diretto con tante persone, chiaro che tu ti aggiorni anche ascoltando le persone, no? Un po' certo. Tipo una radio, ti richiedono pezzi e tu ti rendi conto del pezzo che va di più, che va di meno. Un po' c'era tanta passione da noi, da parte nostra, e diciamo che noi siamo stati un po' l'algoritmo di quei tempi, no? Magari, non lo so, la cassetta del Duran Duran durava 46 minuti, la completavamo con gli Spandau Ballet, oppure viceversa. Ah, proprio... Sì, così era. Mettevamo giustamente le cose che più si somigliavano musicalmente, ma questo è nato senza volerlo. Adesso poi invece è diventato lo Spotify degli anni 80. Esatto. Vai. Ma voi avete creato anche dei tormentoni, perché su alcune canzoni cantavate voi. Cantavo io. Ah, eri tu il cantante, ecco, lo vedi? Sì, erano tre divertimenti, chiaramente noi all'inizio non dicevamo nemmeno che eravamo noi. Cioè, io quando ci divertivamo a fare queste cover, ma noi tenevamo una radio dove diciamo che era una radio funzionante al 100%, solo noi la tenevamo per fare i master, per unirci, per chiacchierare, e spesso nei momenti un po', diciamo, di calma ci divertivamo sul retro del 45 giri, c'era una base musicale, la parte strumentale, la parte su, e noi ci cantavamo sopra. All'inizio non dicevamo che eravamo noi, perché poi ci vergognavamo un po', perché di musica ci ne masticavamo un po', sapevamo che era, diciamo, una cosa fatta così, però poi la cosa ha preso piede, ha preso un successo enorme, che per un periodo è stato obbligato, ogni mese mi dovevo inventare
aggiungiamo qualche pezzo da cantare perché la gente ce lo chiedeva. Peppe, abbiamo parlato del film, abbiamo parlato di Mixed by Harry, il film di Sidney Sibilia. Allora, la colonna sonora è firmata da Michele Braga, però la canzone importante è di Liberato. Chi è costui? Sì, sì. Chi è? La fai a me la domanda, io cosa ti posso rispondere? La canzone si chiama ODJ, Don't Give Up. Se lo conoscessi nemmeno ti direi la stessa cosa, però non lo conosco. Ecco, ma siete soddisfatti della colonna sonora del film? Sì, sì, è stata una sorpresa, perché noi abbiamo scoperto quando siamo andati a vedere la prima del film a Roma. Non lo sapevamo. Senti, invece è stata una sorpresa anche per noi. E invece, senti, tu quando appunto, insomma, creavate la playlist delle cassette, qual era l'artista che ti piaceva di più, la canzone che seguivi con più piacere? Oh, guarda, io a questa domanda mi viene fatta spesso e spesso dico, non io personalmente, ma credo anche i miei fratelli, specialmente Enrico, mio fratello, che era lui, diciamo, che faceva le compilation. Non abbiamo avuto un genere che ci appartiene, sai, perché tu da piccoli abbiamo ascoltato dalla musica classica ai canti gregoriani, a musica pop, jazz, country. C'è un genere che mi appartiene e che piace, io non ce l'ho. Diciamo che musicalmente, qua a 360 gradi, mi piace un po' tutto, però non ho un genere, specifico, perfetto. Ma oggi, quando giri per Napoli, ecco, c'hai amici, gente che ti riconosce, gente che vuole sapere qualcosa da te? Noi per tanti anni noi conoscevamo solo il nome, Mixed Baere, ma le nostre facce, solo amici intimi conoscevo. Oggi diciamo un po' la cosa, c'è il rovescio della medaglia. Qualcuno ci riconosce, è chiaro, perché ormai ci siamo esposti, siamo messi in vetrina. Fino a qualche anno fa, insomma, una vita tranquilla, serena, a parte gli amici più stretti, sanno chi siamo e chi eravamo. Adesso poi siamo un po' più popolari, ma siamo con i piedi per terra. Io continuo a fare il mio lavoro normale, la mattina scendo e vado a lavorare la mattina nel mio negozio tranquillamente. Per il momento, anche se ci sono tante cose in cantiere che stiamo cercando di sviluppare e portare a casa, la prima cosa che abbiamo fatto sono le serate, che mio fratello ha tante serate da fare questo per il destino. Bene, insomma, voglio dire, io penso che è un riscatto che secondo me meritate e che secondo me, insomma, va, come dire, agevolato da chi... Abbiamo pagato, abbiamo dato tutto, abbiamo pagato a 360 gradi tra carcerazione, famiglia, separazione e tutto il resto. Il prezzo è stato alto. Direi che può bassare, deve essere da monito a chi vi sta ascoltando. Allora, Peppe, abbiamo raccontato molto brevemente quello che vi è accaduto, ma ormai la vostra storia è di dominio pubblico. Da metà anni 70 alla fine degli anni 90, clamore, soldi, potere, tante amicizie, poi il debito con la giustizia, il ritorno alla normalità. Ognuno di voi ha un mestiere, diciamo, tra virgolette, normale, tranquillo, sereno. Oggi siete tornati alla ribalta con un libro, un film e con chi vi chiama anche poi a fare serate, perché la musica fa parte di voi. Ma l'ultimo messaggio che vuoi lanciare a chi ci sta ascoltando e guardando qual è? Ai ragazzi faccio un messaggio, gli dico che coltivate la passione, come dice mio fratello, dico spesso quando chiude un'intervista, e se avete una passione cercate di seguirla e di non abbandonarla, e non fate come noi che insomma abbiamo seguito una passione ma sulla strada sbagliata, anche se dico sempre che è un reato il nostro che oggi non esiste, però all'epoca, ragazzi, coltivate la passione, andate avanti e non fate fermare da nessuno. Bene, l'importante è rimanere poi nella legalità, contestualizzando il tempo in cui accade. Assolutamente, nella legalità, questo sicuramente. Questa è una cosa che voglio vedere l'esempio a noi. Noi ci siamo rovinati una vita. Questo no, cioè non è stato poi tutto bello, capisci? Poi il dopo è stata una tragedia. Ciò invito a leggervi il libro e vedete il dopo, cosa abbiamo passato, tutti i guai che ci sono successi, grazie e cose varie. Bene, Peppe, noi ti ringraziamo davvero per questo tuo intervento con noi. Speriamo di vederci magari dalle nostre parti qui a Campobasso. Intanto, tante belle sicuramente, cose. Sicuramente. Grazie, Peppe. Alla prossima. Buona serata, arrivederci, buonasera, a risentirci. Grazie a Peppe Frattasio, da Ciao Papa, all'appuntamento e a domani, non mancate. Radio Luna.